E noi in fondo siamo delle macchine automatiche che tutto quello che assomiglia alla nostra voce di papà, anche se la vedo in un altro o nel datore di lavoro, mi attiva quell'area lì. Se vedo qualcuno che magari si piange addosso come la mamma che magari è depressa, tutti quelli che incontro mi attirano immediatamente quell'area lì. E noi siamo costantemente, noi facciamo migliaia e migliaia di attivazioni ogni giorno, ok? Per cui quando poi io mi attivo, ecco che la mia tensione nervosa, no, questo sistema neurovegetativo, vado in simpatico, cioè vado in tensione per poter controbilanciare una paura, un pericolo, no, una necessità. Per cui io vado in questa tensione qua, ma se è una cosa che io riesco a gestire, io immediatamente, come, non so, faccio questo esempio, se per esempio un bimbo c'è la festa di famiglia, tutti lì così, 100 persone, lui va al bagno, apre la porta e c'è uno con giù le braghe, lui no! E chiude la porta, se non se l'aspettava, ha fatto un po' di bloccato il respiro, un po' di sudore, poi, ma una volta chiusa la porta, basta. Se però lui apre la porta e lì c'è la mamma che bacia un altro signore che non è papà, lui chiude la porta uguale, però quella situazione tracima, ve lo dico adesso in termini tecnici, ma tracima la sua capacità di contenimento, cioè è più grande di quello che io posso gestire. E quindi quando io ho un attimo e poi vado giù subito, non succede niente, anche a livello organico non ho un risultato. Se invece questo perdura, allora lì posso poi avere i miei sintomi, no? E questo poi quella, proprio quella fase che noi diciamo la fase attiva di tensione, dove c'è una situazione da risolvere e soprattutto che è un po' più grande di me. Quindi ho bisogno del mio tempo per risolvere. E anche qui gli animali sono molto semplici, nel senso che loro devono risolvere in realtà la loro situazione conflittuale. Nel senso, due cani si azzuffano, morde più lui, scappo io, morro più io, scappo lui. Ma non è che torno il giorno dopo a vedere chi fa il capo. Noi invece che siamo involuti, andiamo dallo stesso datore di lavoro, la stessa suocera, lo stesso marito, stesso, cioè, ecco, migliaia e migliaia di volte. Ecco perché poi questa è solo una curva didattica, perché in realtà noi continuiamo a fare, no? Su e giù, tira molla, tira molla. Ed è lì che poi noi continuiamo a crescere o tessuti oppure a ulcerare i tessuti, quindi a fare poi anche alla fine un quadro clinico importante. Quando poi sciolgo, questo scioglimento non è il pensiero, perché questa cosa che si attiva qua non è pensata. Ricordatevi che noi abbiamo attivato questo quando non ragionavamo ancora, per cui immediatamente, no? E se tu mi dici cretino, io ho già liberato un'adrenalina molto prima di chiedere, ma perché non lo dici? Perché finché arriva la corteccia è già passato 40, cioè il nostro sistema limbico funziona 40 volte più in fretta. O se mi dici bravo, perché mi stai sfottendo, ma io ci credo, ho già fatto endorfine molto prima di dire, ma perché me lo dici? Per cui questa attivazione è immediata e non ragionata. Ecco perché anche il scioglimento di questa tensione non sarà una questione di farsene una ragione, non funziona. È proprio quando la nostra bestiolina interna sente la cosa più nobile. Solo che noi umani, che siamo appunto leggermente complicati, abbiamo tutta una serie di buone credenze, buon samaritano, essere buono, culturali, religiose, non puoi mica andare a ammazzare la suocera, no? Ecco, o andare a ammazzare il cane che ti abbaia la notte, cioè non puoi. Quindi noi manteniamo mille situazioni che in fondo un animale non farebbe mai. Ecco perché noi facciamo poi una legge. E quindi la maggior parte delle volte
in cui noi risolviamo qualcosa come umani non è perché la cosa è andata a posto, ma è quando non ne possiamo più, quando siamo arrivati alla separazione totale, a un certo punto è ma ormai ed è lì che poi si scioglie e a quel momento c'è un cambio proprio neurovegetativo, io vado proprio a mollare, essere stanco, fiacco, cioè entriamo in questo che si chiama vagotonia, ed è la maggior parte dei cosiddetti sintomi, che poi vengono poi annoverati sotto varie etichette di malattia, avvengono proprio in questa fase, quando sto mollando. È lì che ho male alle spalle, l'articolazione, la pelle, la cosa, cioè con i ganglii linfatici grossi, o quello, cioè tutto quello che gonfia, fa male, caldo, tutto questo è in quella fase lì che succede. Ecco perché io devo poi piano piano conoscere come funziona il nostro corpo e diciamo riconoscere questa curva. E il problema è che chi non conosce la dinamica, un po' come se uno non conosce che ci sono le stagioni, se vede un albero senza foglie dice è malato oppure è morto, ma se tu conosci le stagioni dici aspetta un attimo, adesso siamo in autunno, aspettiamo, vediamo la primavera, se poi in estate non butta magari è morto, se butta sono foglie un po' strane così magari è malato, ma ecco, però io conosco la stagione, ecco la dinamismo, e l'unica medicina che si avvicina leggermente a questo è la medicina cinese con il yin yang, tutti gli altri sono etichette diagnostiche che hanno una qualità statiche, c'è l'artrite reumatoide, malattia autoimmune, degenerescente, no? In realtà artrite, arto, articolazione, infiammazione, in fase attiva il cartilagine diventa un po' secco, si sbriciola un po', si riduce, può anche diventare più fine, e questa è la fase attiva, non mi accorgo di niente. Quando sta riparando, gonfia, cresce, e lì ho l'infiammazione, lì mi fa male, e poi nella seconda fase si riduce l'infiammazione e arriviamo alla cicatrice, che è cresciuto un po' e quindi è artrosi, cioè è cresciuto in più. Ma questo processo, se lo faccio una volta, non me ne accorgerò mai. Se faccio 10.000 volte, alla fine c'ho tutto, magari anche tutte le dita deformate, perché a furia di fare calli, ulcere, calli, ulcere, calli, è chiaro che no. Ma non è una malattia, ma è un processo dove io picchio sempre la testa allo stesso spigolo. Ecco. Per cui è proprio un cambio completamente di paradigma, di comprensione. Okay.